ci prendiamo un caffè con i Panda e parliamo comunque sempre di serie temporali, anche se è un argomento un pochino diverso. Allora, intanto per cominciare, una piccola statistica. Sul Tokyo avete appena sentito, quanti di voi avete ritenuto che fosse tutto facilissimo e lo fate tutti i giorni quel lavoro lì? Uno c'è. Quindi tu ti annoierai la prossima volta. Bene. Quanti di voi conoscono Python un pochino? Oh, meno male. E quanti di voi hanno già fatto reti neurali? Tanti, tantucci. Algoritmi in classificazione basati su gradient boosting? Qualcuno c'è. Bene, allora forse siamo su abbastanza su. Quanti bevono caffè? Tutti. Bene, allora, come si fa a bere un buon caffè con le macchine automatiche? Ce lo dice Flairbit. Allora, Flairbit, tenendo la voce alta, sperando che abbia un senso teatrale per... Flairbit è una startup genovese di cui abbiamo un rappresentante, alza le zampe, Mattia, il quale qualche mese fa, in realtà a febbraio, il primo hands-on challenge di Data Science Seed, ci ha presentato un dataset da analizzare per vedere se, ma noi siamo un po' cimentati, io e Andrea Boero, che poi prenderà la parola sulla parte reti neurali, per vedere se riuscivamo a cavarci qualcosa di utile. Ma cominciamo a vedere cosa ci ha presentato e di cosa abbiamo parlato. Allora, intanto parliamo di macchine del caffè, ma non la bocca, parliamo di macchine del caffè professionali, di quelli che sono nel bar e negli autogrill. Il dataset era anonimizzato, quindi non sappiamo chi era il cliente, però sappiamo che era un cliente probabilmente italiano che aveva parecchie migliaia di macchine sparse sul territorio. Queste macchine sono collegate fra di loro, ma soprattutto collegate a una centrale che raccoglie dati. Questo dato è diventato un dataset che essenzialmente conteneva tre tipi di informazioni. Un tipo di informazione era i contatori, ovvero sia quanto caffè, quanta acqua, quanti cappuccini, quanti cicli di riscaldamento, quanti dello giorno numero 1, quanti dello giorno numero 2, quanti dello giorno numero 3. C'erano qualcosa tipo una quarantina di contatori diversi. Quanti cicli di pulizia sono stati saltati, e questa è una cosa che faceva molto paura al cliente di Flairbit, perché riteneva che fosse molto correlato con i problemi della macchina del caffè. Ci sono diversi tipi di pulizie che possono essere saltati. E quanti errori, quanti fault vengono trasmessi dalla macchina del caffè verso la centrale. Anche qui ce n'è una bella quantità. Allora, qual è l'obiettivo di questo giochino? Era quello di capire intanto, avere un'indicazione di qualità sulle macchine del caffè. Quindi ci sono macchine che generano più errori, altre che ne generano meno. Vediamo di capire se riusciamo a identificare le buone e le cattive, così poi sappiamo in quale autogrill non prendere il caffè. Quando andiamo a Milano, quando Simone va a Milano, c'è ancora qui, sa dove confermarsi. Poi, prevedere i fault, quindi siamo di nuovo nel forecast, come abbiamo visto prima, anche se non ci guadagniamo i milioni, ma ci guadagniamo eventualmente un caffè appena più decente. E poi, la cosa più difficile, perché si rompono queste cavolo di macchine del caffè? Bene, allora, ci siamo riusciti a fare tutto questo? Tanto vediamo come sono fatti questi dati, perché il problema principale è quello di guardarli in faccia i dati prima di prendersi in carico un problema di questo genere. Infatti un po' poi ci siamo anche un po' pentiti, perché questo file dei contatori era un bambinello con 45 milioni di record, in realtà non era un solo file, erano 395 file CSV, ognuno dicevano che era un giorno a file, ma non era vero, perché andandoci dentro abbiamo capito che loro, i clienti mentono a Flairbit mente a noi nel costruire i datasets, ed era solo questo 2 giga e mezzo di materiale, ed era una parte di dati, molti se li sono tenuti bontà loro. Dopodiché c'era quello dei fault, pure piccolino, 365.000 entries, dove c'era bellamente indicato, a parte la data che c'è sempre, il modello della macchina, questo modello della macchina c'era anche prima, no? Poi c'era il tipo di contatore, contatore assoluto e contatore relativo, da un record all'altro. Nei fault, il modello della macchina, l'error code e la criticality, quindi c'era indicato in maniera teutonica, precisione teutonica, ci sono centinaia di tipologie di errori, di modalità in cui si può rompere una macchina del caffè, e poi c'è gentilmente anche l'informazione, un warning, un fault, oppure allarme, la macchina si rompe, non fai più caffè. E infine c'era il file dei cleaning, che sembrava la cosa più importante, ma in realtà era 3 mega di roba, 390 file, 700.000 entries, e di nuovo c'era la data, modello ed error code, questi sono molto meno.
Bene, dataset molto semplice, abbiamo fatto corsi di Coursera, Udemy, qualche corsino online, eccetera, qualche blog, si applica il dataset, machine learning, ciao, grazie, arrivederci. Bene, quindi cosa succede? Sì, manuale del perfetto data scientist, apre il dataset, fai la data exploration, cleaning, preparation, modeling, validation, interpretation, e poi i fichissimi data scientist pigliano un bel caffè mentre guardano i risultati del loro semplice e lineare lavoro. Bene, è vero quello che sto dicendo? Secondo voi? No. Perché i dataset del mondo reale sono fatti così. Quelli che vedete su Coursera sono fatti così. Questo qua, chi è che conosce il dataset IBIS? Bravi. Il petalo lungo, il petalo storto, giallo, verde, bello, fantastico, 300 entry, 99% di classificazioni. I dataset del mondo reale sono un po' più cattivi. E anche quelli che ve li danno sono cattivi, quindi sappiatelo. È vero che il data scientist è il mestiere più figo del momento, ma deve vederselo con questi mostri qua. Infatti il processo è un pochino diverso da quello che ho fatto vedere prima. Si affronta questo mostro spaziale, si esplora, si ripulisce, ma non la macchina del caffè, si ripuliscono i dati, non si capisce niente, si ritorna dal mostro, che è il cliente. Noi non avevamo accesso al cliente, perché abbiamo fatto un sacco di domande a cui non avevamo nessuno che ci rispondeva. Siamo andati a parlare con Flair, si sta nascondendo Mattia piano piano, poi riporta tutto ai due gentili proprietari. Siamo andati a Flair e ci ha detto, sì, che abbiamo nascosto un po' di cose, ma non è che potevamo dirvi proprio tutto, tutto. Preparazione, modellazione, la validazione all'incontrario, perché ormai siamo stremati, e qui quando fai la validazione ritorni qui, perché ti accorgi che c'è qualcosa di assolutamente insensato. E vabbè, e quindi il caffè del fighissimo data scientist è un po' diverso, come potete vedere alla fine di questa storia. Vabbè, a parte... Però è stato divertente, io ho parlato diverse cose e adesso quindi non vi dirò come fare ad aggiustare la macchina di caffè o a diventare ricchi con i clienti di Flairbit, anche perché sennò facevo il lavoro che toccava pagarmi, ma vi racconterò quello che ho imparato nel cercare di cavarmi fuori qualcosa. C'era qualcuno che mi ha aiutato in questa attività e sono questi simpatici animaletti. Chi di voi li conosce? Qualche zampina si alza, non è male. Questi tre signori qua sono tre panda. Pandas è la libreria, secondo me, cardine del data analysis su Python. In realtà ci sono altre bestie che vi aiutano, tipo appunto Python, Anaconda, ma i panda sono quelli che preferisco. Vabbè, combinazione con una foto di tre panda, chiamato Exploration, Cleaning e Preparation, come vedete sono tutti molto dinamici, ma il bello dei panda è che sono pigri, quindi in poco tempo, con poca attività, riescono a fare tante cose. Infatti io ho visto dei panda appesi a un albero a 30 metri, il panda si è pesato 80 kg, l'albero è un fucello così, come cavolo ci è salito? Non lo so. Però fa tante cose, sposta tanto, fa tanto lavoro. Qualche esempio del lavoro fatto con i panda in questo esperimento qui. Allora, intanto il pandas è una libreria che lavora su un oggetto importantissimo che si chiama DataFrame. DataFrame è come fosse un foglio Excel, anche se chi è un Python, diciamo... purista, accostare Excel a Python gli vengono i vermi, ma solo per capire, ci sono delle grandi tabelle, ma grandi tabelle. Su Excel, se superate qualche centinaio di mega, se siete fortunati forse un giga, riuscite a caricare il file Excel. I 3 giga, 5 giga di file di counter con cavolo te lo caricate. Pandas, boh, se lo ingoia, se lo finisce sorridente. File di counter, infatti, voi dite, ma che bello, avete visto solo l'intestazione, e la vedete con la funzione che si chiama head, una volta che avete caricato il data frame, e ci dice gentilmente con l'informazione info come è fatto questo data frame. Contiene un po' di campi, contiene questi 45 milioni di record, e ognuno di questi campi è di un tipo diverso. Okay? Ora, qui io vi porto in questo PowerPoint alcuni piccoli snippet di codice. Non c'è come link qui, ma ci sarà nella documentazione post meetup, vi mando il riferimento a un repository di GitHub dove c'è tutto e potrete ridere della mia ingenuità nello scrivere codice, però vi metto quelle che sono le cose che secondo me sono più interessanti. Intanto vedi come è fatto su DataFrame. Perché? Perché il big data, abbiamo imparato le nostre spese, non è tanto, cioè big, vuol dire che non lo vedi tutto insieme, è difficile vedere i trend, vedere se ci sono delle cose ricorrenti, vedere certe caratteristiche, tu vedi un pezzettino, quindi cominciamo a vedere intanto la quantità e la dimensione. E quindi cominciamo a esplorare, per esempio, i contatori. Quindi abbiamo ipotizziamo di avere questo nostro bel data frame, che è un tabellone che contiene tutta questa roba qui, tutte queste colonne, ma
per 4 milioni di righe, no? Voglio sapere intanto quanti contatori devo guardare. Bene, per farlo il nostro amico Panda ci aiuta, intanto ci fa selezionare cosa voglio vedere del mio data frame. Voglio vedere il modello della macchina del caffè, voglio vedere qual è la label del contatore, che sono essenzialmente i titoli, i nomi delle colonne. Tolgo i duplicati, questa operazione avviene in una frazione di secondo su 4 milioni di record, provato su Excel. Li raggruppo per label counter, quindi faccio in modo che ognuno di questi agenti qui, ognuno di questi label diventi un indice di una tabella, e questo indice, su questo indice voglio estrarre per ognuno di questi contatori la lista dei modelli e contarli, essenzialmente, contarli e mettere in ordine discendente i contatori. Bello. Due righe, ci ho messo due giorni a metterle insieme, ma però da una certa soddisfazione. Ed è solo la più semplice. Bene, a questo punto mi veniva voglia di andare a strozzare, signori di Flerby, tra i clienti, perché ci sono 34 contatori diversi che dicono più o meno le stesse cose, perché i geni che sono inventati queste macchine hanno contato il caffè con un caffè generale 1, un cicli gr 2, un ca gr, non giuro. Che deve essere un caffè generale, probabilmente un codice fiscale. Quindi, probabilmente di questi 34 contatori, la realtà, vera verità è che ce ne interessano 6 o 7, probabilmente il caffè, il cucino, il latte. Però chi ha fatto il sistema non si è preoccupato di farli, di mergiarli. Una cosa del genere, probabilmente voi avete già mergiato queste cose, non lo sai, non ci lavori tu, non lo vuoi ammettere. Ma vedi che non hai rilassato. È tranquillo, che ti vabbè, quindi. Questo anche per giustificare, perché ci sarà un tasso di classificazione abbastanza basso, perché cosa volete fare? Così è. Però, quindi, intanto andiamo alla cliente a chiedere un po' di pulizia su questi dati. E prima ve ne accorgete meglio è, perché quando avete 5 giga di dati fatti così, voi dovete anche pulirvi con tanto lavoro manuale. Bene, primo funambolismo di Panda. Dopodiché vediamo anche i valori di questi contatori, e soprattutto del valore di quanto può essere l'incremento relativo tra un istante e l'altro. Questi affari qua campionano la macchina del caffè ogni ora, su per giù. Quindi quanti cavolo di caffè potrà fare una macchina del caffè in un'ora? 10 alla 9. Mi sembra un po' tanto. La macchina del caffè sul pianeta delle onde di Interstellar, io sono sulla coronale. Bene, come facciamo a capire? Allora, tanto per capire le dimensioni di cui stiamo parlando, perché per capire come, su che range lavorano i nostri dati, una cosa interessante può essere usare il box plot. Il box plot è una cosa che fa un po' paura, però essenzialmente non è altro che qualcosa che mi dice: per la mia demo voglio sapere come è distribuita, come sono distribuiti i range di valori, parliamo di un range di valori reali, e mi dice che la media è questa qua, la riga verde. Questi qua sono il primo e il secondo quartile vicini. Dopodiché questo è il terzo, sto suonando qualcosa, il terzo, e non ricordo se è 1 più 1,25, e dopodiché ci sono gli outlier. Questo è vero, questo è l'outlier, se la distribuzione fosse gaussiana, non lo è, ma diciamo che mi fa capire che forse 10 alla 9 è un po' troppo, tant'è vero che 10 alla 9 ci sono alcuni pallini, alcuni outlier in giro per, ma la maggior parte sono schiacciati qua sotto. Quindi cosa facciamo? Intanto per cominciare facciamo il box plot. E qui vedete, dataset, voglio fare un box plot dove prendo i contatori, che era sul counter, e il label counter, che era l'etichetta del contatore. Voglio fare un box plot, questa roba qua la fa la libreria che si chiama Matplotlib, quindi la principale libreria di grafica di Python. Voglio fare il box plot che abbia sulle ascisse il label counter, faccio una dimensione abbastanza grossina, e dopodiché voglio i tick della X, l'asse X orientati verticalmente. Abbiamo le prime defezioni già stremate in questa descrizione. Posso capirti, ma io non posso andare via per cui. Va bene, quindi disegniamo questo bel box plot e poi decidiamo di, per esempio, buttare via, farà un tipo di pulizia che ci prendiamo la libertà di scegliere, di buttare via tra tutti i valori negativi. Io non me ne accorgo che sono negativi, mi chiama Andrea la settimana scorsa e mi dice: ma te ne sei accorto che ci sono dei contatori che vanno indietro, fanno il caffè all'indietro? Non me ne rapporto. Adesso faccio il figo, infatti. E poi fino a due deviazioni standard rispetto a quello che può essere un caffè giornaliero. Quindi ci riduciamo tra, adesso non vi ho fatto il codice per farvelo vedere, ma
la macchina più figa di tutte ha fatto 400 caffè in un'ora. Magari è possibile, un autogrill, se hai quattro beccucci, magari ce la fai. Bene. Vediamo un pochino, vabbè, quante macchine abbiamo? Abbiamo 1258 differenti serial number presenti nel file dei contatori. Come facciamo a vederlo? Semplicemente contiamo gli unici, i valori unici, quindi data frame, serial, unique. Perché set, in questo modo, questo qua in realtà forse è ridondante. Set perché in questo modo è come fosse un insieme. È ridondante, vero? Set, è unique. Stessa cosa per quanto riguarda i font, per quanto riguarda i cleaning. Quindi bene, cosa mi dice? Che nel serial number dei counter ho 1258 contatori, nel serial number dei font ho 1109, quindi sono due macchine che contano ma non sbagliano, e 718 macchine sui cleaning. Bene, no? Sono molte macchine che vengono pulite regolarmente. Peccato che se facciamo un'intersezione, ecco perché ho fatto 7, l'intersezione di questi insiemi non corrispondono, per cui ci sono 688 macchine presenti nei cleaning default, 1100 nei counter default, e 684 comuni a tutti. Magari è giusto, magari è sbagliato, io andrei in modo al cliente a dire amico, ci sei collegato. Quindi di nuovo, pulizia. Modelli, quanti modelli abbiamo? Allora, popolazione. Vabbè, sì, perché il problema principale, noi stiamo arrivando al punto, no? Piano piano, sto divagando, ma stiamo arrivando dove capiremo quali sono i modelli buoni e i modelli cattivi. Allora, quanti ne abbiamo di questi modelli? Ne abbiamo 20, il modello 20 sembra quello che ce n'è di più, 263. Allora, siccome abbiamo tre insiemi disgiunti, ho preso tutti i contatori, ho preso il data frame dei counters, i modelli seriali, dei default, modelli seriali, dei cleaning, modelli seriali, e qui il buon Pandas ci dà un modo per mettere insieme questi tre aggeggi, facendo una concatenazione. Togliamo i duplicati, prendiamo il modello, e questa funzione qua è miracolosa, chi la conosce la ama, value counts. Conta, guarda, lui si vede che è l'uomo del value counts, che conta quante occorrenze ci sono di quel particolare elemento, e te li mette allegramente in ordine. Quindi modello 20, 263 macchine. Però come avete visto abbiamo fatto uno slicing dei data frame, e poi dopodiché abbiamo concatenato i vari metodi sul data frame, drop duplicates e così via, così via. Bello, qui l'ego del data scientist cresce di minuto in minuto. Attenzione perché adesso poi l'ego prenderà una testata, eh? Ci stiamo arrivando. Esploriamo i fault, abbiamo capito come sono fatte le macchine, abbiamo capito quante sono, e vediamo come sono distribuiti questi valori qua, perché sarebbe interessante, siccome ci sono 180 diversi, no, più di 180, centinaia di tipi di fault diversi, cerchiamo di capire, magari classifichiamo i warning o i fault o i critical invece che classificare qualunque tipo di fault. Va bene, allora prendiamo quanti tipi di fault abbiamo. Uno si aspettava warning e critical, invece c'è critical, warning e uno. Che cavolo è questo uno? Non lo so, ma sono la maggior parte dei fault. Bene. Ah, che vitaccia, eh? L'allarme di tipo 1 è numerico, a me non piace, io c'ho un'idiosincrasia, l'ho trasformato in stringa. Lo mettiamo così, è esattamente la stessa cosa. Ma quanti error code ci sono per ogni categoria? Ce ne sono 80 di tipo 1, 53 di tipo warning e 83 di tipo critical. E ti sembra che sia tutto fatto, tutto finito? Non è finito in realtà. E perché? Tanto vediamo come sono distribuiti. Questo è un altro simpatico plot che vi fa matplotlib. Quindi, un bel diagramma, un istogramma, no? Abbiamo detto, bene, proviamo a contare di ogni tipo di fault quanti ce ne sono. Abbiamo tipo 600 diversi tipi di fault, che già 180 sembravano tanti, ma 600 tipi di fault, almeno va da 1 a più di a 600, magari non sono tutti presenti. Il nostro Panda ci aiuta perché ci fa fare un diagramma a barre degli error code presi dai fault, value count messi in ordine, e voglio gli indici sull'asse della scisse, e voglio poi le altezze, i values per dire le altezze. Bene. Per fortuna non sono distribuiti proprio ovunque, non è proprio piatto questo diagramma qua, ci sono alcuni fault più presenti di altri. Ma qual è questo fault che c'è da tutte le parti, il più frequente di tutti? Andiamo a vedere, DF faults, error code, value count, ID max, che vuol dire? Prendo il data frame dei fault, prendo solo la colonna error code, li conto e prendo l'indice massimo.
quindi questo è l'indice, ma essenzialmente vado a cercare lì, vado a cercare il massimo in questa tabella qui. Qual è? È il 185. Quanti ce n'è? 50.000, guarda, bene. Che cos'è il 155? Un 1, un critical o un warning? Tutte e tre. Il 185 è presente 44.000 volte come 1, 10.000 volte come warning e 98 volte come critical. Sarà grave, non sarà grave? Buh. Quindi, di nuovo, segna, Flerbit. Fantastico. Qui uno dice, vabbè, allora sai che c'è, buttiamola ai pesci, prediciamo soltanto se c'è un fault. Ma proviamo a dare un'occhiata ancora a qualcos'altro. Vabbè, volevamo arrivare a capire qual è la distribuzione dei fault attraverso i vari modelli, no? Ci stiamo faticosamente arrivando. Questo è abbastanza semplice. Di nuovo, concateniamo, ci inventiamo un nuovo data frame dove concateniamo i modelli, la tabella della popolazione era quella che avevo fatto prima, era questa qua, no? Questa qua, questa è la model population. Model population la concateniamo ai value count, e quindi ci troviamo un bel data frame dove ci sono i modelli e quanti ce ne sono. Dopodiché facciamo un'altra serie dove mettiamo le population e i fault. E quindi viene questa bella cosa dove abbiamo modello, popolazione e fault. E qui c'è la parte che mi piace di più, anche se vi direi, ma questo si eccita con queste cose, ma vabbè, abbiate pazienza. Ecco, immagino. C'è mia moglie lì, cioè, capisci? Dove è sua moglie? È lì, anche lei? Ragazzi? Non so. Voi avete delle serate interessantissime, secondo me. Invitatemi a casa vostra. Allora, qui c'è la parte più divertente, perché i gruppi, chi di voi conosce il group by di Pandas? Le manine ormai, o siete stremati o le manine ormai sempre meno gente. Questa roba qui è insidiosa, ma è potentissimo. Puoi fare dei gruppi, raggruppare per tanti tipi di tante colonne e poi farci sopra i conti, l'abbiamo fatto prima. Quindi gruppo su critical e model, quindi voglio raggruppare, praticamente faccio un indice multiplo dove ho il mio bel indicatore di critical, quindi cleaning, warning e one è il modello, conto quanti seriali, quindi quante macchine hanno avuto quel particolare combinazione di critical e modello. Faccio questa cosa bellissima che si chiama unstack, come fare una pivot su una tabella Excel, quindi praticamente come questi critical one e warning che erano nell'indice li butto sulle colonne e ordino i valori per critical in termini discendenti, quindi viene fuori questa cosa bellissima, dove ho i modelli e ho separato le varie colonne con quanti errori di ogni tipo di tipologia si sono presentati nella vita della nostra macchinina. Dopodiché la faccio breve, concateno allora, dopodiché mi invento una nuova tabella che si chiama rate, dove prendo la DF issue summary, che non c'è la riga di codice qui ma c'è poi su GitHub, dove appiccico questa con questa e poi applico un'operazione su tutte le righe, la divisione delle colonne per population, delle colonne quali, queste qua, da 1 in poi, questo è un altro slicing. A questo punto mi trovo dei rate che vediamo nella prossima slide. Quindi praticamente, questo per rispondere ai colleghi di Mattia, qual è la macchina che ha avuto più casini in tutta la sua vita? Il modello 5, ne ha avuti tantissimi, però attenzione, non è molto significativo perché il modello 5 è solo 15 macchine. Qui ci sarebbe bene di avere delle barre di confidenza, non ho avuto tempo di mettercele, ma lo lasciamo come esercizio al pubblico. Qual è il successivo? Il modello 13, cioè 168, ma vediamo abbastanza alto in classifica che è il modello 20, che è quello che ha più macchine in assoluto, che ha quindi viaggia serenamente su 345 fault per macchina. Manca un'informazione qui sul tempo, quanti fault nell'unità di tempo, non ce l'ho messa, però si può fare. E questo risponde al primo challenge dei signori di Flerbit, siamo già abbastanza stremati. Però adesso dobbiamo fare il modello predittivo. E come facciamo a predire sta roba? Come Simone ci ha insegnato prima, se non è un problema di time series. E quindi, ora io non conoscevo ancora Simone, se no gli avrei chiesto tutta la sua famiglia di reti neurali da far accoppiare coi pandas. Però ho provato prima di tutto a vedere intanto come sono fatte queste serie temporali, su cosa? Intanto sui counter. Ho provato a dividere i counter per modello e vedere come si muovono in maniera piuttosto simile.
c'è stato probabilmente un giorno molto brutto per i venditori di caffè, oppure tutte le macchine si sono spente. E vabbè, però è abbastanza regolare. La cosa strana è che, non l'ho fatto vedere prima, i dati in realtà cominciano tipo nel 2014, però qui counter, niente, quindi si vede che a un certo punto hanno deciso di attaccare la spina del Bluetooth, prima si sono dimenticati di accenderlo. E poi c'è un'altra cosa divertentissima, gli errori, i fault, e ci domandavamo cosa sono one, warning e critical. Allora, gli one ci sono dall'inizio dei tempi, sempre, forse è per questo che è il numero uno, il fault numero uno, finché c'era, quando c'era un solo fault. Poi è arrivato un simpatico ingegnere, come quelli dell'ordine che sono qui, e ha detto, ma mettiamoci, inventiamoci di fare i critical e i warning, e dal gennaio 2017 sono iniziati ad arrivare gli errori critical e gli errori warning. Poi è arrivato il capo dell'ingegnere che ha detto, che cazzo hai fatto, togli sta schifezza, e boom, spariti. Da luglio 2018 non si è più visto una separazione tra critical e warning, e infatti gli one sono diventati predominanti, quindi viene il dubbio che ci sia un po' di polpettone. Qui di nuovo segna Mattia per i tuoi capi. La cosa bella qual è? Che questi plot si fanno veramente con una riga di codice, qua sembrano due ma c'è un backslash per andare a capo. Anche per fare un po' di scena. Anche per fare un po' di scena, sì. Raggruppi per critical, per time e timestamp, conti seriali, quindi questo qua è l'indicazione di quante macchine in ogni timestamp hanno avuto questo tipo di errore, li conti. Faccio di nuovo l'unstack per fare come prima, che li sbatti sulle colonne e quindi hai le quattro colonne, cleaning, critical, one e warning. Fai il resample per week, quindi questo qua è un aggregato settimanale, quindi ho preso i campioni che sono ogni ora, li ho sommati quelli che erano allo stesso momento, li ho unstaccati e ricampionati sulla settimana, sommati e finalmente plottati. Ci sono domande? C'è una domanda dalla prima fila? No, dicevamo che prima raccoglievano l'errore, poi hanno detto proviamo a specializzare gli ingegneri, e poi hanno detto chi cazzo ce l'ha fatto fare. E l'hanno tolto perché hanno visto. Esatto. È inutile che sporchiamo le mani. Tanto poi ci sarà qualcuno che li analizzerà sti dati, che ci frega. Va bene, quindi la scelta alla fine è stata quella di fare un modello predittivo dove chi se ne frega del tipo di errore. Se c'è un errore te lo dico, se non c'è un errore non sto a dirti di che tipo sarà. Se volete ci fate un assegnino e ci cerchiamo di studiare in maniera più raffinata. Scusa Marcello. Vai. Quante pulizie sono state saltate? Quindi apparentemente da quando hanno tolto i warning sono dimenticati di pulire le macchine per qualche motivo che non ci spieghiamo. Ho risposto alla tua domanda? Sì, è triste ma è così. Probabilmente sul display prima compariva warning critical e poi compariva uno, finché era parlante ha detto le puliamo. Quando poi uno, che vuol dire? Bene, arriviamo finalmente al modello predittivo. Che ora abbiamo fatto? Che qui io mi diverto a fare 54, bene, cerchiamo di accelerare così hai tempo un po' per le reti neurali. Modello predittivo, arrivano le reti neurali di Simone. In realtà è molto più semplice la cosa. Intanto per cominciare, come facciamo a far diventare quella roba che avete visto prima in un qualcosa da infilare un modello predittivo? Chi di voi ha fatto i corsi online come ho fatto io sa che un modello predittivo alla fine all'osso all'osso, lasciando perdere un attimo la parte time series perché ci devo ancora finirlo il corso delle time series, un modello predittivo mediamente si basa su cosa? Su una bella tabella dove ci sono delle feature che mi descrivono una certa combinazione di feature e un target. Quindi il modello alla fine cosa fa? Impara che quando trova questa combinazione di feature facilmente questo è il target. E lo fai vedere su tanti esempi, abbiamo 5 miliardi di default, quindi gli esempi ce ne sono tanti, lo dividiamo fra training set e test set, e dopodiché per farla semplice, ipotizzando su uno spazio di due dimensioni, invece di dimensioni come vedrete ne abbiamo tante di più, ma facciamo finta che siano due, abbiamo le macchine che fanno fault e quelle che non fanno fault, in un certo istante e così via. Cosa fa il modello? Non fa altro che imparare quali sono quelle che fanno fault e quelle che non fanno fault, in modo tale che quando poi gli metti in pasto i dati reali, in cui non sai quale sia la cosa, cioè, cosa sia veramente il fault, se ci sarà oppure no, il modello sperabilmente in un intervallo di tempo che speriamo che sia abbastanza lungo, ma come diceva prima Simone magari bisogna fare retraining, sperabilmente mi dica guarda questa tua macchina tipo la settimana prossima si romperà, quindi puliscila, fai manutenzione, chiama il tecnico, quello che preferisci, e quindi tira fuori un'inferenza. Bene,
Abbiamo però una serie temporale, non abbiamo una tabella così, perché questa cosa qua è quella che funziona col database degli iris, no? Petalo lungo, petalo corto, zampa storta, eccetera, eccetera, è un iris petaloso e così via. No, questo è un po' diverso. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto prendiamo, quindi andiamo alla parte preparation, questo era il pandas, quello più sdraiato che avete visto all'inizio, proviamo a fare un feature engineering molto banale, molto naif se volete. Abbiamo tante belle serie temporali con i fault e con i counter. E come facciamo a portare là sopra? Allora, intanto cosa vogliamo predire? Loro non me l'hanno detto e quindi me lo sono inventato. Ho deciso di predire se in un certo giorno una macchina avrà un fault, basandosi sulla storia della macchina, no? Quindi essenzialmente qual è le prime colonne della tabellina qui, cosa saranno? La target date, voglio sapere se oggi cos'è il 23, voglio sapere se il 24, in realtà poi sarà dal 24 nella prossima settimana, nei prossimi 5 giorni, la macchina avrà un fault. Voglio sapere che modello di macchina è e mi metto nel dataset anche qual è il serial number. Poi in realtà questo l'ho messo fuori dalla tabella perché lo togliamo, noi vogliamo che sia generico il modello, non che si impara quel serial number, sbaglio ogni mercoledì, ma vogliamo che sia un pochino più generico. Quindi, prima costruzione della tabella, intanto il target. So che qui c'è un fault perché me lo dice la mia serie temporale. E poi la data, che giorno voglio predire, modello e macchina. Quindi qua c'è il giorno e qua c'è la macchina perché so che per ogni macchina avrò una serie temporale come questa. Vedete, modello 13 e così via. E poi prendo un tot di giorni nel passato. Come dicevamo prima, facilmente la predizione dei dati di domani avverrà in base ai dati di oggi, di ieri, dell'altro ieri. Via via che mi allontano a domani, andando indietro nel tempo, probabilmente la correlazione è sempre più bassa. Ci sono dei teoremi che spiegano questa cosa, io non li so, li chiedete a Simone oppure a Masulli, che se n'è andato, per non sentire questa vergogna. Quindi diciamo che andiamo indietro di un po' di giorni. Quindi l'idea è molto banale, del tipo, per ogni informazione che ho un fault, ho un counter, ho un cleaning, voglio andare indietro di 5 giorni? Bene, meno 5, meno quanti fault nel giorno meno 5, quanti meno 4, quanti meno 3, e così via per tutti i contattori. Viene una tabella lunga, perché abbiamo qualche centinaio di contatori, varie tipologie di fault e cleaning, ma chi se ne frega, cioè i panda sono gente potente, e anche qui ci sarebbe di fare riduzione delle feature, tante cose, ma ragazzi mica ci pagano per fare questo, lo facciamo per dire. Quindi, però alla fine viene fuori qualcosa di interessante. Fatto questo, viene fuori un bel tabellone, che come potete immaginare è molto sparso, nel senso che questo è un esempio del dataset che abbiamo dato in pasto ai modelli predittivi. Abbiamo il serial, abbiamo il modello, abbiamo la timestamp, abbiamo il target, qui non c'è fault, perché il fault che vi ho detto prima, mi dimentico del tipo di fault, tanto, no, tanto inutile, è warning, uguale. E dopodiché ci sono 20 giorni prima, quanti caffè ha fatto 20 giorni prima del target? Zero, probabilmente manco era installata questa macchina quel tempo lì. Meno 19, meno 18, eccetera, bla 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 bla, per quante? Per 604 colonne, perché avete visto ci sono un casino di contatori, un casino di fault, eccetera 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 eccetera. Tabella 209 mega, neanche terrificante, però comunque 45.000 righe, è una cosina simpatica. Se questa cosa qua la date in pasto al Random Forest di Scikit-learn, se sapete di cosa sto parlando immagino di sì, fate così con la testa oppure fate così se non lo sapete. Scikit-learn è una delle librerie più classiche di machine learning, ci sono tutti gli algoritmi classici lì dentro, ci sono, è abbastanza veloce, 45.000 righe forse le fai una quindicina di minuti, forse dipende dal computer che avete, però qui ho detto usiamo un modello figo, ecco qua. Abbiamo fatto due esperimenti, uno con una cosa che si chiama Light Gradient Boost Model, Light GBM, di cui il maestro Rapuzzi mi ha dato un'imbeccata mesi fa ormai. Dopodiché ho provato con la neural network con risultati terrificanti e qui c'è arrivato Andrea che ha detto te la do io la neural network, vediamo. Allora, chi conosce Light Gradient Boosting? Guarda, 3, 4, 2, 3, fantastico. Bene, non ve lo spiego perché non è facilissimo, io l'ho capito, ha sentito dire. Il bello del data science, per il data scientist odierno, legge quattro librerie, se ha dei dati buoni, magari qualcosa fuoriesce, poi vai da Masulli, ti fa un mazzo così quando fai al corso di PhD, però a livello di quello che serve in questo contesto è sufficiente. Solo due parole, se conoscete il Random Forest, dove praticamente date tutti i puntini che avete visto prima che suddividono lo spazio delle feature e mi identificano dove sta la cosa che voglio predire, il Random Forest applica
un'estensione del decision tree, ovvero sia dov'è che posso spezzare il mio spazio per vedere un po' più di default di qua, un po' meno di là, e trovo la posizione migliore. Dov'è che posso fare un ulteriore spezzamento dello spazio, e così via, così via, così via. Quindi praticamente fa delle scelte binarie. Il random forest, questa cosa qua, la fa su tanti decisori piccoli, tanti, come si chiamano, weak, non mi ricordo, learner, grazie. E lo fa però in width first, a larga. Bene, in realtà invece l'LGBM invece va giù in profondità. Per fare questo deve prendere le decisioni su dove andare in profondità. Va più veloce, però rischia di fare delle cavolate. Quindi questa cosa qua decide quanto scendere in profondità e come scendere, dove andare, con un algoritmo di discesa del gradiente. E quindi per questo c'è questo gradient boost che accelera essenzialmente il meccanismo di ricerca nell'albero. E qui finisce la spiegazione confusa volutamente per l'LGBM. Il professor Rapuzzi, 6,5. 8,5. Va bene, non chiedo al professor. A te non chiedo perché ho paura. A te non chiedo perché ho paura. Lui mi dà 0. Bene, risultati. Come si applica l'LGBM? Si prende la libreria, si infilano gli iperparametri e si fa partire. Cioè, non è che serve Einstein per fare sta cosa, infatti ci sono riuscito. Perché è bello? Perché mi piace l'LGBM, lo uso anche in ufficio e tutti i colleghi. Che figata! Vero? Piace. Perché va bene per i dati dataset grossi. Dicono, guarda, se hai meno di 10.000 righe lascia perdere, tanto fa troppo overfitting. Usa la memoria in maniera efficiente, non ho un PC spaziale, però va via, questa roba qua la classifica in pochi secondi, infatti è velocissimo, abbastanza curato, è molto figo con le variabili categoriche, qui ne abbiamo pochissime, abbiamo solo quella del modello con variabili categoriche, ma è molto semplice da gestire, non bisogna fare strane cose come codificarle a uni e zeri. Ci vuole un po' di tuning sugli iperparametri, però viene fuori una cosa bella. Infatti, cosa è successo? Che il nostro bel bambinello, nel distinguere nelle 45.000 righe che definivano 45, quindi ricordiamoci, 45.000 predizioni per dire quel giorno si romperà sta macchina sapendo i 20 giorni prima, l'85% dei casi si prende, e 86% in realtà è la precisione, 87%, ma usiamo metriche un pochino più intelligenti, tipo l'F1, le classi non sono tanto sbilanciate, che vuol dire, se non sono tanto sbilanciate, che ci sono tante macchine rotte quante quelle non rotte, quindi la predizione è abbastanza semplice. In questo caso ho fatto troppo polpettone degli errori. La prossima cosa da chiedere al signore di Flairbit è quella, ma diciamo cosa veramente vogliamo predire, perché mi aspetto che sia un po' più raro il fault, non sia tutti i giorni ci sia un fault. Però essenzialmente viene fuori che la classificazione è buona nell'85% dei casi, questa è la confusion matrix, se cercate su Wikipedia cos'è confusion matrix, che è un bel nome, lo trovate. E c'è l'ultima cosa che fa l'LGBM, che è molto bella, che ti dice anche qual è, lo fanno tanti algoritmi in realtà, qual è il ranking delle feature, quindi qual è la cosa più utile che ho usato per fare la mia predizione, e via via te lo dice in ordine decrescente. Però non vado nel dettaglio in questo, perché ci sono modi più furbi per farlo, perché questo qua è ingannevole in qualche caso. E qui ci stiamo avvicinando alla parte di interpretation, vi ricordate che era l'ultima parte prima che il data scientist morisse sulle macchine del caffè. Ma prima di questo, all'alba delle 20.04, lascio il grato compito di ammazzarvi sulle reti neurali ad Andrea. Io mi sono picchiato con Pandas, poi è arrivato prima lui a realizzare il dataset, io sarei lì ancora adesso, senza dataset, lui per pietà mi ha detto dai, do il mio. E divertiti con le reti neurali. E, allora il divertimento è stato quello di chiedermi, ma di tutti i parametri che possono descrivere una rete neurale, il numero di layer, il numero di neuroni, il coefficiente di regolarizzazione, eccetera, eccetera, quale può essere la combinazione che massimizza l'accuratezza, insomma, sul test set. E allora ho seguito i consigli di Andrew Ng, che conosciamo bene, insomma, fondatore di Coursera, su cui ci siamo formati, e che non ha una risposta, diciamo, per questo quesito, ma dice provate tante combinazioni e vedete quella che vi dà il risultato migliore. E allora io ho utilizzato la libreria Keras, che è scritta in Python, usata, diciamo,
più che altro per prototipazione, perché è di molto di alto livello, però funziona bene, quindi la uso. Quella è il rosso? No, scusa. E questo è diciamo la parte core dello script, e come vedete in poche righe di codice si definisce completamente una rete neurale. La prima istruzione definisce semplicemente il fatto che la rete è una concatenazione di layer. Questo ciclo for aggiunge strati di neuroni e accetta come parametri il numero di neuroni, il metodo di inizializzazione dei pesi sinaptici e il metodo di regolarizzazione, l'attivazione dei neuroni, e qui poi fuori dal ciclo for si aggiunge l'ultimo strato, che è quello di output, che ha un'uscita, diciamo che ha un'attivazione sigmoidale per generare un valore che stia tra 0 e 1 a indicare praticamente la probabilità di uno 0 o di un 1, cioè di un fault o di un non fault. E infine ci sono queste due istruzioni, questa che definisce il metodo di ottimizzazione, quindi di discesa del gradiente, la funzione di costo e poi diciamo le metriche. E qui è l'istruzione che lancia il training, quindi accetta in ingresso i dati, il training set, il numero di epoche, di epochs con cui si vuole lavorare. Un'epoch è praticamente è il ciclo entro il quale tutti i campioni del training set vengono sottoposti all'algoritmo. E quindi le informazioni sull'accuratezza e il costo generate dal modello che è diciamo fornito da questa istruzione di fit, che è l'apprendimento. Questa parte di codice qua è stata richiamata centinaia di volte, cambiando diciamo ad arte molti parametri, tra cui il numero di layer, il numero di neuroni per layer, il lambda per la regolarizzazione e altre cose, tipo il batch size e altre cose. Va bene, questi comunque sono i parametri più importanti. Allora, l'accuratezza, ecco anche il numero di epochs. Allora, l'accuratezza massima è stata ottenuta diciamo con un'esecuzione che era caratterizzata da 10.000 epochs, probabilmente indipendentemente dagli altri parametri, probabilmente qualunque parametro scegliessi e fornissi in input 10.000 epochs avrei ottenuto un buon risultato, che è stato un 90% sul test set. Il problema è che è uno script infinito, una durata infinita, per cui l'ho eseguito una volta sola. Comunque, il primo parametro che ho analizzato è stato lambda, quindi il coefficiente di regolarizzazione. Mi sono accorto che per qualunque valore usassi, l'accuratezza su training set e test set... Mi sono accorto che per qualunque valore di lambda l'accuratezza su training set e su test set era molto simile, per cui voleva dire, questo significava che praticamente non esiste un problema di overfitting su questo dataset, probabilmente per l'elevato numero di campioni. Per cui alla fine ho scelto lambda a zero. Dopodiché sono andato a vedere il numero di layer, ho fissato il numero di epoch a 100 per avere dei tempi ragionevoli, tanto ho visto che comunque le performance tra 100 e 10.000 variavano di pochissimi punti percentuali, circa 3. Sì, ok, di cosa hai variato?
Sì, ho iniziato con Lambda, che poi ho posto a zero da un certo punto in poi. Il numero di epochs, dopo aver visto che 10.000 era esaltante, poi ho scelto 100 perché mi esaltava i tempi di risposta. Di risposta. Il batch size l'ho variato, ma il risultato è ininfluente. Numero di layers, ho provato 2, 3, 5 e 10 con diversi numeri di neuroni per layer. L'esito è stato un leggero miglioramento passando da 2 a 3, da 3 a 5 e un leggero peggioramento da 5 a 10. Per quanto riguarda i neuroni per layer, ho iniziato da 8, poi sono andato moltiplicando per 2 e ogni volta un leggero miglioramento, però già con 16 neuroni per layer le performance sono state discrete, come si vede qua, ad esempio un 87% sul test set, posto che 90% è stato il massimo che ho ottenuto. E anche con Marcello ci siamo chiesti, ma come mai così pochi neuroni quando hai un input dei vettori da, non so quanti erano, hai detto? 600. 600. La risposta probabilmente risiede nel fatto che, come vi ha fatto vedere Marcello, il dataset è molto sparso, cioè diciamo la stragrande maggioranza degli elementi è valorizzata a zero, per cui anche pochi neuroni comprimono notevolmente i dati in ingresso con una minima perdita di informazione. Ho provato due tipologie di attivazione, la tangente iperbolica e la ReLU, senza nessuna variazione nelle performance. E infine ho derivato altri due dataset da quello che mi ha fornito lui, uno senza le informazioni sul modello, tanto per vedere se il discorso fosse model independent, e una invece in cui ho sostituito le 15 feature per contatore un'unica feature con la media degli ultimi 15 giorni, anche per ridurre un po' la mole di dati, e i risultati sono stati, diciamo, qualitativamente identici per quanto riguarda la risposta alle variazioni dei vari parametri. Dal punto di vista quantitativo, la performance peggiore l'ha data il modello, quello senza l'informazione sul modello della... Che ci conferma che è importante sapere cos'è. Ci conferma che è importante. Semplicemente con la parte di interpretation, no? Che abbiamo detto lo lasciamo per ultimo quando siamo stremati. Infatti è solo un paio di slide. Per semplicemente presentarvi questo signore. Chi è che lo conosce? Uno! Dai, Rapuzzi. Che cavolo. Rapuzzi sarà quello che insegnerà al Deep Learning Group, quindi sapete che caschiamo proprio bene. Bene, questo ragazzo qui si chiama Shap ed essenzialmente fa quello che prima ci ha detto il modello Live GBM. Ma quanto sono importanti queste feature? In che ordine? Però non lo fa in base a Live GBM, vi dice ho diviso così, a seconda di come va nell'albero, possono venire fuori cose un po' diverse, oppure le correlazioni fra le feature possono tirare fuori risultati in realtà traggono in inganno. Invece Sharp cosa fa? Prende i dati, prende il modello, che può essere qualunque, anche un black box, quindi potrebbe potenzialmente anche prendere in passo la rete neurale di Andrea, e macina tra dati e modello, dati e modello, dati e modello, cercando di capire, muovendo i vari parametri, praticamente è un'applicazione della teoria dei giochi, la teoria inventata da questo matematico che si chiama Shapley, che praticamente mette insieme tanti diversi metodi della teoria dei giochi che io banalizzo nel dire muovo le cose finché non capisco cosa succede quando si muovono alcuni parametri. Quello che viene fuori, ed è la risposta finale ai nostri amici di Flerbit, è allora la fiera della banalità del venditore di auto usate: più si rompe, prima si rompe. E vabbè, più la usi, prima si rompe. Quindi contatori, il principale argomento è: se si è rotta 5 giorni fa
Tenete conto che qui la predizione era, voglio sapere cosa si rompe la settimana prossima. Quindi prendo, a partire da oggi diciamo che è meno 5 già, no? Ho tolto un po' di giorni in fondo. Quindi se si è rotta oggi, facilmente si romperà anche domani. E va bene. È un po' come il principio dell'azione, no? Se oggi vale così, domani, se dico che vale così, non sbaglio di tanto. La seconda cosa è il modello. Abbiamo capito che ci sono alcuni modelli che sono dei loser, sono sfigati, sono nati male. Anche nelle macchine a volte succede. E poi quanti caffè ho fatto, secondo uno degli N.000 contatori che contano il caffè. Num Caffè Genre 1, 8 giorni fa, cioè in realtà quindi vicino comunque ai giorni in cui ci stiamo facendo la predizione, conta. Ma poi dopo ci sono tutti i fratellini, quindi Num Caffè Genre meno 8, meno 7, meno 5, meno 9 e il Fault praticamente in ordine, quindi più si guasta, più si guasterà. La cosa interessante, che è particolarmente interessata quando abbiamo presentato la roba, questi risultati al signore di Flerbit, il cliente che era preoccupato per il cleaning deve spostare tranquillo, perché tanto non si rompe per colpa dei cleaning, anche se sono aumentati i cleaning nel 2018, avete visto prima? Cioè, uguale, cioè si rompe per altri motivi, o forse si rompono così tanto che puoi anche non pulirle, che tanto si romperanno uguale. Però il caffè viene meno buono. Il caffè viene meno buono, ma questa informazione qui non ce l'hanno data. Magari se ci danno, che ne so, una chiavetta del caffè infinita, possiamo fare il giro di tutte le macchinette degli autogrill. E va bene, con questo direi che abbiamo finito. Una cosa. Aspetta, prendiamoci l'applauso. Quanto è vecchio un modello e quanto la macchina è vecchia? Non è un dato. È un dato disponibile, perché in effetti da qualche parte c'è l'informazione per ogni modello. Io so, in realtà è un dato controverso, però potrebbe tirarsi fuori dai dati. Allora, ci sono due informazioni. Uno, qual è il dato più vecchio che vedo di un modello? Però alcune delle date sono sballate. Ci sono dei modelli che cominciano a generare dati, tipo nel 99. La cosa buffa è che cominciano a generare prima Fault e poi contatori. Quindi, strano, no? Si rompono e poi funzionano. Quindi lo tagliate i dati più vecchi. E poi molti sono allineati, i contatori sono tutti allineati, mentre i Fault, come dicevo prima, sono sparsi nel tempo. Quindi sembra che abbia iniziato a contare della roba, però qui è dove ci sono la maggior parte dei serial number, quindi non è chiaro se siano affidabili queste due informazioni, quindi nonostante che ci sia l'informazione, non l'ho usata. È anche l'anno del modello, magari. Prego? I modelli più nuovi si rompono di meno, ma non più nuovi perché sono più nuovi di progettazione. Però questa è un'informazione che non so, che la sanno loro, ma l'hanno anonimizzata cortesemente, quindi, però, sì, è corretto. Ti hanno boicottato, però. No, ho fatto un lavoro simile in azienda, su altri tipi di cose, e i risultati sono questi, eh. Cioè, se si rompe, si romperà. Se è vecchio, si rompe prima. Domanda. Esistono dei piani di manutenzione preventiva e quanto se sono utilizzati, se potrebbero incidere anche sul Sì. Io lo faccio su altro. Sì. Allora, non conosco... Allora, una cosa importante che riguarda la tua domanda è: quanto più abbiamo esperienza sul dominio di cui stiamo parlando, quanto più possiamo capire cosa stiamo facendo, ovviamente, no? Quello che faccio in azienda è qualcosa su cui ho competenza nel dominio, so rispondere a questo tipo di domande, e quindi i modelli sono più efficaci. In questo caso non lo so. Quello che so, ma tu lo sai meglio di me, è che nell'industria si cerca proprio di fare queste predizioni per fare in modo che un piano di manutenzione, diciamo, preventiva, quindi ogni due mesi faccio una certa cosa, vado a spendere di meno se posso farla quando serve e non in qualunque momento. Nel caso della macchina di caffè non lo so, probabilmente sì, perché se ancora qui siamo a parlare del meetup, della predizione, adesso non è ancora implementata, quindi faranno quella cosa che dici tu. E nonostante questo si rompono 100.000 volte. Per cui la risposta è non lo so, immagino di sì. Un leggero cambio di prospettiva forse si potrebbe avere guardando non come classificazione binaria Fault o non Fault, sì, ma come regressione sul tempo di vita residuo, sì, che è un modo, diciamo, un po' diverso di vedere la manutenzione. Assolutamente. Potrebbe essere, secondo me, con lo stesso boosting, cioè dovresti fare semplicemente spostando la classificazione a quanti giorni manca al prossimo Fault. In realtà bisognerebbe sapere quali sono veramente i Fault importanti. I Fault che sono bloccati. Sì. Ma in realtà, anzi, ve lo lascio come compito, se volete andare a vedere su GitHub il repo e poi scaricarlo. Una cosa che ho provato a fare, ma poi non ho avuto tempo di finire, se no altro che a maggio, lo facevamo a settembre il meetup, era quello di capire se si trovava nei dati un'informazione riguardo a una certa macchina in cui si vede il contatore che si ferma.
Perché il problema grave per il venditore di caffè è che non riesce a fare il caffè. Quindi se la macchina fa il caffè, fa il caffè, fa il caffè, poi per tre giorni non fa più il caffè, posso immaginare, cavolo, lì si è rotta, andate in manutenzione, è successo qualche guaio, magari quello è l'evento che devo classificare invece che questo porcaio di default che mi arrivano. Però fare questo chiaramente comporta, non è difficilissimo, però comporta, diciamo, un po' di... Però magari al prossimo meetup, se qualcuno vuole, il dataset è lì. Nella manutenzione è proprio il punto chiaro, cioè si riuscisse a stimare il tempo di vita utile ancora, sarebbe veramente dato pregiato. Giusto. Perché è quello che condiziona gli interventi. È certo. C'ho ancora un mese di buono. Che me frega. Lascio perdere. Che me frega, sì. Probabilmente il fatto che sono aumentate le mancanze di cleaning e perché non gli compariva più sul display. Appunto. Non gli compariva più, quindi va benissimo, anche se non la puliscono. Chi se ne frega? Me ne frego, sì. Esatto, sì. Può darsi. Compariva uno che probabilmente era uno, compare sempre, continuamente, quindi non mi preoccupa. Ma è probabile che non fosse pulita. Cioè, sì. È stata pulita comunque la macchina, non credo che possiamo lasciarla senza... No, ma magari semplicemente c'è un piano di pulizia che fa parte del piano di manutenzione. Ciao, grazie. C'è un piano di manutenzione che prevede di pulire ogni, che ne so, settimana, e invece magari lo fanno ogni due, quindi questo conta come fault. Esatto. Perché quelle puliscono per forza, perché nel caffè la devi pulire. No, no, certo, però... È una cosa che... Ma infatti ce n'erano molti pochi rispetto... Guardate anche la scala, Qui la scala è 4.000, nei contatori sono 10 volte tanto, 100 volte tanto, quindi ci sono i cleaning, forse anche per questo che è poco rilevante, perché se effettivamente vengono pulite, non è che... Ma sì, perché poi erano poche centinaia rispetto alle... Esatto, centinaia, sì. esatto. Io non so niente di macchine del caffè, però non è che magari vi manca qualche informazione, tipo, non so, la qualità dell'acqua... Assolutamente. Cioè, mi viene da dire che se il cleaning non è quello che cambia il risultato... Cioè no, assolutamente. Dell'acqua, ma non solo, cioè ci mancano informazioni banali sul tipo, ma che temperatura, quali sono i cicli, quanto tempo sta a caldo, quanto si spegne, quante volte fai accendi spegni, cioè i dati analogici dell'informazione non ce li abbiamo. Cioè, se fosse una macchina per lavare, il fatto che l'acqua... L'acqua dura, l'acqua sporca, l'acqua... E come? Penso che la caldaia, penso che sia appunto quello più critico delle macchine del caffè. C'è un contatore che si chiama calore, però è molto basso, quindi non so se lo generano tutte le macchine.